L'attore Paolo Cevoli sarà al Politeama giovedì prossimo per presentare il film Soldato Semplice che darà il via alla rassegna cinematografica Cinefanum, presentata insieme a quella denominata Cattedrali della Cultura, prevista invece al Malatesta, promossa dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con la società che gestisce i due cinema, comprendono proiezioni di grande pregio con film d'arte e d'autore e a prezzi popolari che vanno dai 6 agli 8 euro. Sono una parte film che riguardano l'arte è quella più conosciuta, ma anche uno sguardo alla modernità con il ciclo del martedì, che danno molte informazioni su monumenti noti agli addetti ai lavori, ma non noti alla maggior parte delle persone. E poi l'altra rassegna di film con impronta sul sociale, molti temi che incontrano le più vaste sensibilità, dalla condizione della donna, dei minori. Dal senso dell'abbandono, dall'abbandono anche degli animali, una cultura che deve cambiare perché gli animali di affezione entrano nella nostra vita e l'ultimo film che chiuderà questa rassegna è dedicato proprio a questo singolare aspetto che è sempre più presente fortunatamente nelle preoccupazioni nostre, un po' di tutti. Sono previste proiezioni uniche alle ore 21:15. Per informazioni è possibile visitare il sito cinemafano.it oppure telefonare al numero 0721 18 35 218. Dunque un taglio d'autore per queste rassegne, ma ne lancerete anche una terza. Sì, partiremo da venerdì 8 maggio per 4 venerdì, quindi tutti e 4 i venerdì di maggio, con una rassegna operistica, opere liriche e balletti. Nell'ordine, il primo film, 8 maggio, sarà gratuito e daremo la Bohème. A seguire, il Bolshoi con Ivan il Terribile, poi Tosca e a chiudere Rigoletto di Mantova con la regia di Marco Bellocchio. Oltre alla rassegna sotto le selle, a settembre che cosa è previsto? A settembre prevediamo di partire con una rassegna, diciamo, live dai maggiori teatri del mondo per un giorno da concordare che sarà presumibilmente martedì al Cinema Politeama con un calendario, insomma, un palinsesto annuale, appunto da settembre fino a maggio.